Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Monosport 07. Siamo qui con le pagelle di Juventus Udinese, partita conclusa 4-1 in favore dei bianconeri, che poi bianconeri sono tutti e due, però i bianconeri originali siamo noi. Partita che ha visto finalmente la Juve, cioè non finalmente perché non è che venivamo proprio da una serie di negativa, però comunque è sempre importante vincere in campionato contro sfide del genere. Abbiamo visto con la Fiorentina cosa è successo. Ultimamente, nella continuità dei risultati, stiamo migliorando e speriamo di ottenere più punti possibili nei big match. Detto questo, non perdiamoci in chiacchiere, partiamo subito col video. Vamo! 5 e mezzo per Szczęsny. Sapete che ormai si è abbonato al 5 e mezzo quando ci sono partite di questo genere. Non si fa mai praticamente vedere durante la partita, se non magari nel finale, sulla parata prima del gol di Zegalar. Però dà la sensazione di non essere in ottima forma. Non è che mi sia preoccupato, perché insomma Szczęsny di queste partite ne fa una e poi ne fa 3-4 bene. Non dico che è discontinuo come magari la maggior parte degli uomini della sua zona, come per esempio sono discontinui un Milik, un Zieliński che sono polacchi, però insomma ragazzi avete capito cosa intendo. Lui di solito quando prende gol e non si fa mai vedere gli do 5,5, 6 invece per Bonucci. Sicuramente ha iniziato il 2021 molto meglio di quanto aveva lasciato l'anno precedente, voleva dimostrare di meritarsi la fascia da capitano, l'ha fatto, qualche errore ogni tanto si vede, però si vede anche la sua partecipazione anche in zona offensiva con le impostazioni, con tante aperture, il playmaker della difesa. Quindi ragazzi, per quanto riguarda la partita di ieri, almeno io mi sono ritenuto soddisfatto, cioè nel senso almeno un 6 a casa se lo porta, anche se Chiellini in forma praticamente secondo me gli va a rubare il posto. Però ok, cioè alla fine uno dei due deve giocare 6 e mezzo per De Ligt, si dimostra sempre superiore a Chiellini. Praticamente un avversario con lui non può mai giocare a spalla alla porta, perché lui subito gli prende la palla, quindi super super Matthijs de Ligt. In fase difensiva riesce sempre a fare molto meglio di Chiellini, forse in fase offensiva deve un po' migliorare, in fase di impostazione, in fase di playmaker eccetera eccetera. Però anche lì non è male, ecco. Quindi un 6,5 il buon Matthijs de Ligt per me se lo porta a casa. Una sufficienza piena più che meritata. Discorso inverso invece per Alexandro. Ieri era una di quelle partite dove Alexandro non gli incollava manco a correre, praticamente ha qualche responsabilità sia sul gol di Zegelan, viene anche praticamente bruciato vivo dal taglio perfetto di Striker Larsen, che poi ha preso la traversa. A volte va sotto pressione anche perché non ha una vera riserva, ragazzi. Quindi non lo so, o si gioca con Danilo centrale di sinistra, oppure Alexandro una vera riserva non ce l'ha e si sente ipertitolare del posto. Perché se la sua riserva è Frabotta, ragazzi, siamo messi veramente male male male. Per quanto riguarda Danilo, invece, si prende un 7, se la porta a casa, e l'avrei dato anche 7,5 se non si fosse addormentato in occasione del gol di Ziegler, com'è che si chiama? Ziegler, Bob Sinclair. 7 per Danilo. Assist perfetto per il gol finale di Dybala, quindi veramente ottimo playmaker anche della difesa. Si dimostra sempre più a suo agio in questa Juve, continua ad essere una garanzia anche in fase difensiva, come si dà per la maglia, soprattutto come lotta mi piace tantissimo, e anche come è attento in fase di marcatura. Quindi veramente bravissimo Danilo, che si porta un 7 a casa. 6,5 per Bentancur, in fase di crescita, ha fatto anche l'assist. Fa il playmaker, lui ha una straordinaria visione di gioco, questo gli va riconosciuto, è l'unico a centrocampo con quella visione di gioco per noi. Però per il resto deve stare un po' più attento in marcatura, perché nei contrasti è perfetto, è sempre stato perfetto Bentancur per essere un centrocampista, forse un po' irruente, però è bravino nei contrasti. Deve migliorare un po' la marcatura, perché sennò siamo messi male male, ve lo abbiamo dimostrato con il gol preso da De Polo. Quindi 6,5 per Bentancur, 6 per McKennie, che comunque fa la sua solita partita, bene in fase offensiva, bene in fase difensiva, ottima anche, diciamo, una sorta di intesa che si è creata con Bentancur, anche se lui può giocare praticamente con chiunque a centrocampo. L'abbiamo visto giocare con Arthur, l'abbiamo visto giocare con Rabiot, la stiamo vedendo giocare con Bentancur. Quindi insomma, un centrocampista che prova a fare sia la fase difensiva che la fase offensiva, mi sto bene, tanta tanta corsa. Spero possa diventare sempre più forte, perché è in fase di crescita, dopo tutto comunque ha 22 anni, quindi non è neanche tanto giovane. Però insomma, per quanto riguarda la partita di ieri, un 6 McKennie se la porta a casa, mentre 6,5 per Aaron Ramsey. Allora diciamo che sono più luci però che ombre per lui, più luci che ombre, nel senso che ogni tanto perde palloni imbarazzanti, ogni tanto non riesce a creare cose del genere. Però è vero che quando si accende è un mini De Bruyne. Insomma, ragazzi, forse il paragone sarà esagerato. È un De Bruyne che però fa quello che fa De Bruyne una volta ogni tanto e non sempre. Ma comunque anche ieri assist in occasione del gol di Ronaldo. Ottimo inserimento per il gol del 3-0, che poi gli verrà annullato, giustamente, perché l'ha toccata con la mano. E vabbè,
Meglio di lui Chiesa che è un po' come Ramsey, si accende ogni tanto, però se si deve accendere ogni tanto per fare gol e assist a manetta va bene così. Da quando è arrivata la Juve questo è il suo terzo gol, a cui si vanno a sommare ben 5 assist, ragazzi, quindi veramente veramente bene Federico Chiesa, che nel giro di quanto 14 partite 3 gol e 5 assist sono tanta roba, ragazzi, quindi veramente bene Federico Chiesa, dimostra di essere bravo anche col sinistro, può giocare a destra, può giocare a sinistra, può giocare dovunque, ragazzi, la sua utilità tattica ci tornerà utile per questo. 7 per Federico Chiesa, 6 e mezzo per Dybala, gli avrei dato 6, però 6 e mezzo per il gol finale dove comunque si fa trovare pronto anche sul piede destro. Non capisco perché non dà la sensazione, dà più la sensazione, non so se glielo chiede Pirlo, ma dà più la sensazione di essere un playmaker che gioca magari fuori dall'area e non di essere un attaccante puro al centro dell'area come gli chiede Pirlo, come gli chiede Ronaldo. Quindi questo va capito un po', perché se gioca più o meno punta, magari come faceva l'anno scorso, sarebbe meglio, perché l'anno scorso non era sua abitudine giocare proprio così tanto fuori dall'area. Questa è una cosa che va curata. Man of the match invece 7,5 per Cristiano Ronaldo, non si può dire niente, quando gioca così è veramente un piacere vederlo. Ha fatto il Ronaldo, questo è quello che gli viene chiesto quando veste la maglia della Juventus, quindi per quanto riguarda ieri 2 gol, cioccolatino con l'assist a Chiesa. Quindi veramente perfetto Cristiano Ronaldo, 7 e mezzo se la porta a casa. Inoltre è il man of the match per me, per quanto riguarda almeno la formazione bianconera, per me è il man of the match, perché anche in generale ieri il migliore in campo credo sia stato Cristiano Ronaldo. Questo è quello per cui viene pagato, 14 gol in 11 partite in campionato, sono veramente tanta roba. È vero che la metà ne ha fatti sul rigore, però ieri è stato veramente imprescindibile. 6 per Arthur, non mi soffermo assai, ha messo i minuti nelle gambe, importante per il turnover che si vedrà questi giorni con tante partite ravvicinate. Dimostra a Pirlo che comunque c'è, perché ha davvero tante tante qualità che secondo me vengono spesso anche sottovalutate. Il discorso inverso invece per Frabotta, che non può essere considerato neanche una riserva, perché a sto giro che dobbiamo incontrare Sassuolo, Milan, Inter, Napoli, non credo possa farsi tante spezzoni di partita. Dimostra in 10 minuti che è meglio Alexandro al 50% di lui. Uguale il discorso per Chiellini, ragazzi, non si deve infortunare perché sti giorni c'è da fare un turnover incredibile, deve farsi trovare pronto, ieri si è fatto trovare pronto e spero si faccia trovare pronto anche nelle prossime uscite. Per quanto riguarda Pirlo gli do un 6,5, non gli voglio dare un voto troppo eccessivo perché comunque se non fosse stato annullato il gol di De Paul, sarebbe stata la solita partita in salita che non si sa se avremmo rimontato o meno. Quindi insomma, ragazzi, 6 e mezzo, non voglio esagerare con il voto, è un 4-1, stiamo dando continuità di risultato, però insomma se la Juve non prende gli schiaffi dimostra che non riusciamo ad andare avanti. Diamo quasi la sensazione che dobbiamo per forza prendere lo schiaffo per svegliarsi, insomma. Detto questo, ragazzi, il video termina qui. Spero che il video vi sia piaciuto. Se ti è piaciuto, ti invito a lasciare mi piace, caso contrario, un dislike. Commenta se sei d'accordo o disaccordo con me. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale. In descrizione il link per seguirmi su Instagram. Da ManuSport07 è tutto. E noi ci vediamo in un prossimo video. Bella, ragazzi!